Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovissimo video. Oggi, quando voi vedrete il video, è martedì, quindi sto cercando di portare un video il martedì e un video il venerdì. Spero di riuscirci sempre, non ve lo assicuro, però comunque finché riesco vado avanti sia su YouTube che su TikTok. Sono appena tornato dagli allenamenti, infatti chiedo scusa anche per questo e per la maglia, un po' così, e anche un po' per la barba, ma vabbè, ormai lo sapete, domani devo andare anche dal parrucchiere, sapete già tutto, sapete già tutto. Oggi, come avete visto dal titolo, parleremo dei profumi vintage, o meglio, ho visto la live di Essenze di Alberto, che vi lascio in descrizione sia la live che il suo canale, se non, ancora non lo conoscete, mi sembra strano. Che parlava e chiedeva a voi, a noi, se i profumi che appunto gli dicevano in chat fossero vecchi o vintage. Quindi, ragazzi, oggi ho 2, 4, 6, 7 profumi nella mia collezione che sono abbastanza datati. Quindi io vi dirò il mio parere e ve li descriverò brevemente se sono vecchi o vintage, ovvero vintage, cioè che sanno un pochettino di, sono un po' retro ma che si possono ancora indossare, oppure se sono proprio vecchi, ovvero da buttare e da non usare. Queste sono le mie opinioni, ovviamente, vi consiglio di andare a sentirli anche se non si trovano più in giro, a parte forse un paio riformulati. Quindi niente, potete prenderli in blend buy, non costano tanto, a parte uno forse. E niente, iniziamo questo video, andrò in ordine cronologico, quindi dal primo uscito all'ultimo poi. Ovviamente non ho chissà che di antico, ma comunque vedrete bene. Bene ragazzi, primo profumo, tra l'altro uno dei miei, cioè il mio primo profumo di nicchia, se così si può dire, Vetiver di Guerlain. Non lo rispruzzerò perché l'ho spruzzato 10-20 minuti fa, ho preso gli appunti, quindi così almeno sento le note di fondo, le note in dry down. Comunque, Vetiver di Guerlain, eccolo qua, io ho ancora l'edizione vecchia, tra l'altro 200 ml, mi piace moltissimo questo profumo, veramente, veramente questo profumo pazzesco, mi piace molto. Nonostante sia vintage, per me questo, ve lo dico all'inizio, è vintage, è ancora portabile. Sa ovviamente un po' di retro, tutti questi che saranno vintage sapranno un po' di retro, però non è vecchio, a mio parere si può ancora benissimo portare. Non leggerò la piramide, vi dirò le note che sento principalmente, perché la piramide di quasi tutti questi profumi è molto complessa. Ovviamente, come dice il nome, questo è un vetiver e all'apertura si sente questo vetiver che si sente subito e poi andrà avanti per tutta la fragranza, ma si sente molto agrumato, infatti ci sono delle note di limone e bergamotto e questo agrume è addolcito a note di tabacco e noce moscata, che comunque si sentono, e poi tutto questo è reso verde grazie al coriandolo. Poi, passando invece alle note centrali, insieme, diciamo, qualche minuto dopo diventa abbastanza speziato. Infatti, abbiamo la presenza del pepe che appunto pompa, fa spiccare questi agrumi e questo vetiver rendendolo abbastanza speziato. E appunto, continuando sulla linea di vetiver e sulla linea di note legnose, sul fondo troviamo il muschio di quercia. Si sente questa. È principalmente una fragranza fougère, infatti vediamo un attimo, io qua mi sono scritte passo per passo del video, dei 7 video di Alberto che ha fatto di Essenze di Alberto nelle 7 famiglie olfattive. Note verdi, muschio di quercia ce l'abbiamo, geranio ce l'abbiamo, no non ce l'abbiamo, però le note verdi qua sono sostituite benissimo da abbiamo il coriandolo, appunto comunque sono state sostituite. Nota romantica, la lavanda non c'è, ma troviamo altre note aromatiche, ad esempio la salvia, mentre la nota legnosa, il vetiver, è assolutamente presente. Questo sì, è un fougère base vetiver, mi piace, molto buono, speziato, dolce, quella dolcezza, però sì, piccantino, agrumi e vetiver. Mi piace, non è un vetiver terroso, un super terroso. Buono, buono. Ve lo consiglio, se lo trovate ancora, il pack è diverso. Ovviamente non è la formula iniziale, ma è riformulato. Passiamo subito al secondo, questo vintage. Ah, scusate, non vi ho detto la cosa più importante. Questo è del 1959, la prima edizione, ovviamente. Passiamo al secondo. Il secondo è del 1970, stiamo parlando di Patchouli di Reminiscence.
Questo è veramente. Ho preso la boccettina da 30 ml. Mi piace. È buono, ci sta, ci sta. È un patchouli, chiaramente, come dice il nome. Questo patchouli è assolutamente ambrato. Infatti, con questo patchouli viene accompagnato da balsamo del Tolu e labdano francese. Infatti, questo è legnoso e ambrato perché il balsamo, le resine e il labdano fanno parte della famiglia ambrata. Ma tutte queste resine e questo patchouli che rende il tutto legnoso è molto ma molto addolcito da vaniglia e fave di tonka, che rende il tutto più cremoso, il tutto più rotondo, c'è un legno di sandalo molto presente. Poi infine mancano legno di cedro, vetiver e muschio bianco. Il legno di cedro si sente insieme a questo sandalo che lo rende ancora più legnoso e morbido. Il vetiver non lo sento particolarmente. E il muschio bianco, devo essere sincero, neanche. A dire la verità, questo appunto, in poche parole, è un patchouli, quindi legnoso, nota del patchouli si sente, però è dolce, è un patchouli dolce, è un patchouli ambrato dolce. Quindi che dire, niente, è un ottimo profumo, è vecchio o è vintage? A mio parere questo è vintage, anche questo. Anche questo è vintage, si può usare. Potrebbe essere usato probabilmente da qualcuno un po' avanzato di età, non ce lo vedo bene su di me, anche se mi piace portarlo, perché no? Ma buono, in alcune occasioni si può portare, secondo me questo vintage. Ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Ora passiamo a un altro profumo del 1982. Stiamo parlando del famosissimo Drakkar Noir. Per me, che sono abbastanza giovane, che sono giovane, questo è il profumo che ha qualsiasi bagno schiuma, bagno doccia maschile. Quindi io associo questo a quell'odore. So che ovviamente è uscito prima questo e solo ora me ne sono reso conto che questo ha dato vita a un sacco di bagno doccia come aromatizzazione, come profumo. Ha dato vita a un sacco di bagno doccia, bagno schiuma maschili, quindi questo penso sia davvero un'icona. Come stavo dicendo, molto ma molto maschile, è pienamente un fougère, infatti possiamo trovare la lavanda, abbiamo il muschio di quercia sul fondo, abbiamo il vetiver e il geranio viene sostituito da rosmarino, viene sostituito dal basilico, dal ginepro, comunque le note verdi ce ne sono molte. Questo infatti è un fougère legnoso, perché appunto possiamo trovare ad esempio la nota dell'abete. Infatti è abbastanza pinoso, è abbastanza. Sì, dà l'odore dell'abete, ci sta questa nota. Sentendolo la riconosco, la riconosco. Ovviamente apertura molto lavanda. Insieme a questa nota verde, probabilmente del muschio di quercia. Qua su Fragrantica c'è scritto che la terza nota più sentita è il cuoio. Ci sta? Ma essendo così speziato, così aromatizzato questo cuoio dalla lavanda e dalle note verdi, io essendo un amante del cuoio, ma del cuoio quello bello sporco e quello che sa di pelle scamosciata, non riesco a distinguerlo bene. Lo sento, ma non è una nota principale. Lo sento, ma non è. Ma non così forte, ecco, sento più qualcos'altro, più qualcosa di verde. Comunque, anche la piramide di questo capolavoro è molto complessa, quindi vi consiglio di andare a snasarlo, di comprarlo che costa davvero poco e vi consiglio anche di andare a leggere le note. Per me questo profumo è vecchio. Ora vi dico perché. Perché associandolo a quello, a dei bagno doccia, a dei bagno schiuma molto maschili, mi fa proprio, cioè io sentendo questo mi fa proprio venire in mente l'uomo. L'uomo abbastanza vissuto, abbastanza vecchiotto. Quindi io lo vedrei, l'unica eccezione che farei per questo profumo è su un uomo con la barba bello impostato, se no, no, secondo me è questo vecchio. Il prossimo profumo, ragazzi, ecco, ce ne sono due che sono usciti nello stesso anno, nel 1986. Iniziamo da questo, che è un patchouli incredibile, stiamo parlando, signore e signori,
di Zino di Davidoff. Questo è stato uno, anche questo uno dei miei primi profumi che ho acquistato. Zino di Davidoff, ho visto la recensione di Douglas Mortimer e da come ne ha parlato lui me ne sono quasi innamorato e volevo provarlo appunto. Questo è un patchouli che ha dato ispirazione, ho saputo recentemente, a Brutus di Orto Parisi, ma questo lo vedo come un patchouli più scuro, paragonato appunto al patchouli di Brutus, che lo vedo invece più chiaro. Diciamo che è come Ying e Yang, questo è quello scuro e invece Brutus di Orto Parisi è il patchouli chiaro, bianco. Apre appunto con questo patchouli con del Palo Santo, che è legno di rosa brasiliano, e insieme a questo c'è questo legno di sandalo che rende il tutto più avvolgente, più rotondo, ovviamente, come sempre. E è anche un po' aromatico perché si percepisce questa lavanda che comunque è presente, cioè. Questo patchouli però è dolce, è addolcito. Infatti la vaniglia che c'è sul fondo si sente abbastanza anche dopo 20 minuti, si sente, è un patchouli bello dolce. E nelle note di cuore abbiamo quattro diversi fiori: rosa, geranio, gelsomino e mughetto. Devo essere sincero, si sentono i fiori? Forse quello che si distingue di più è la rosa? Sì, può essere, sì, anche quelli di Fragrantica dico che è la rosa. Anch'io, probabilmente anche perché c'è appunto questo legno di rosa. Comunque, la rosa è quella che si distingue di più tra i fiori di cuore. E appunto il fondo, le note di base sono il patchouli, il sandalo, la vaniglia e il legno di cedro. Già detto prima, il patchouli si sente anche all'apertura subito. Il legno di sandalo avvolge tutto e rende più cremoso. La vaniglia si sente bella dolce e il legno di cedro accompagna il legno di sandalo. Una precisazione. In apertura questo profumo è abbastanza amarognolo, non so che cosa sia, però io lo sento bello amaro, forse è la salvia sclarea, non voglio sbagliarmi, comunque dopo un po' si addolcisce molto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, questo a mio parere è vintage, perché è dolce, è un patchouli dolce, quindi vedrei forse più vecchio questo che questo. Perché questo mi piace, è una tendenza che mi piace, anche quello dolce ma sfumature diverse. Questo a mio parere è vintage. Passiamo al secondo profumo datato 1986. Stiamo parlando, signore e signori, di Obsession for Men di Calvin Klein. Ne ho già parlato su TikTok, infatti potrei non rifare questo video, ma vabbè, fa niente, lo faccio per voi. Andate a seguirmi però su TikTok e su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Questo profumo apre subito con una nota speziata calda di cannella, infatti la dominante qua è la cannella, molto dolce, una spezia che rende il tutto più caldo, questa è per la stagione invernale, come più o meno tutti, a parte vetiver di Guerlain. Cannella accompagnata, questa cannella in apertura è fresca da molti agrumi, ad esempio il pompelmo, il bergamotto, e c'è anche una nota di lime che comunque rende il tutto più fresco. Ma appunto, questa nota speziata è anche dolce perché la cannella, oltre ad essere speziata, rende il tutto più dolce. Note di cuore, ancora che sostengono questa dolcezza, appunto, dalla mirra che lo rende più balsamico, ambrato e noce moscata che continua a renderlo bello dolce. Sul fondo abbiamo quasi solo note dolce. Abbiamo ambra, vaniglia, sandalo, muschio e vetiver. Il vetiver personalmente non lo sento molto, per niente quasi, sento molto la vaniglia e l'ambra. Infatti questo secondo me è le note che sento di più, sono d'accordo con quello che dice Fragrantica, cannella, ambra e vaniglia. Sono le note principali di questo profumo, devo essere sincero. E il tutto reso cremoso da questo sandalo di fondo. Ho fatto questa domanda ad Alberto. E lui mi ha detto che questa è una fragranza vecchia. Sì, sono d'accordo con lui. Sono d'accordo con lui, però su TikTok dicevo che questo è perfetto per un primo appuntamento. Non magari i ragazzi, ma se ti piace questo stile ci sta. Infatti, per me questa è una fragranza vecchia, ma che a me piace molto portare, nonostante questo. Quindi, sì, è vecchia. Ma mi piace molto, quindi la indosserò, la indosso e la indosserò ancora. Passiamo subito al prossimo profumo. Siamo arrivati, signore e signori, nel 1988 e stiamo parlando del famosissimo, forse avete già visto, Davidoff Cool Water, la versione Eau de Toilette. Che dire,
Che dire, io questo me lo ricordo anche quando ero piccolo, me lo ricordo ancora che c'aveva mio papà, quindi c'è da allora e me lo ricordo così. Non so se effettivamente era così, ma io da piccolo ho questo sentore nella testa e ci sta. Questo è un marino Fougère, infatti troviamo una grandissima nota marina, probabilmente appunto vedo la fragranza di Calone, che è la nota che rende i profumi marini, ma è un Fougère perché abbiamo la lavanda, abbiamo il geranio, abbiamo il musco di quercia, manca il vetiver, che probabilmente questa nota legnosa è stata comunque sostituita dal legno di cedro e dal legno di sandalo. Per il resto niente, quindi secondo me un misto tra marino Fougère, ecco. È molto conosciuto, appunto, è molto famoso. Mi piace, devo essere sincero. Apre appunto con queste note marine, però aromatiche date dalla lavanda. Sento anche delle note in apertura verdi, come belle fresche, come la menta. E c'è anche appunto la notte di rosmarino che lo rende un pochettino piccantino, un pochettino speziatino. Tra le note verdi c'è anche il coriandolo, che in apertura si sente. Le note centrali abbiamo il sandalo che arrotonda il tutto con dei fiori nero, ligerano e gelsomino. Tra i tre non so, non saprei, non sento molto questi fiori in centro, devo essere sincero. E poi le note di base abbiamo muschio, tabacchio, muschio di quercia, legno di cedro e ambra grigia. Io devo essere sincero, non sento neanche questo, sento forse appunto il muschio di quercia che rende il tutto più verde, e il legno di cedro che arrotonda insieme al sandalo il tutto. Questa, a mio parere, è vintage. Nonostante io me lo ricordi da quando sia piccolo, per me questo è vintage. Si può portare, lo porto, guardate qua, dov'è la boccetta. Secondo me questo è vintage, può essere usato. Quindi niente, David of Cool Water, passiamo subito all'ultimo di questi profumi e il più recente, ecco. Signore e signori, con una piramide davvero, davvero infinita, come più o meno tutti, abbiamo Fahrenheit di Dior. Io ho l'eau de toilette qua con me, non so le altre versioni come siano, comunque questo è una fragranza cuoiata. Secondo me questa è una fragranza cuoiata legnosa. Apre con noce moscata, lavanda, nota di camomilla, bergamotto, limone. Comunque in apertura si sente questa nota abbastanza distintiva, sì, di cuoio, che appunto è in apertura agrumata con limone, il bergamotto e il mandarino. Si sente molto la lavanda, ma questa lavanda è addolcita dalla noce moscata, si sente leggermente dolce, ma tutto questo è cuoiato e verde, perché io sento molto anche dall'inizio questa nota verde, probabilmente dalla foglia di violetta. Infatti, questo cuoio è terroso, reso terroso probabilmente dal vetiver. Ma sì, a mio parere questo cuoio è verde dalla foglia di violetta e comunque io riconosco questa nota cuoiata, ma appunto che non è un cuoio né sporco né un cuoio di pelle scamosciata. È un cuoio che ho sentito solo qui, è un cuoio diverso, infatti a mio parere questa può rientrare tra le fragranze di nicchia perché non è un designer qualunque, quindi cuoiato, legnoso, aromatico. A mio parere questa è vintage, questa è vintage. Nonostante una volta io l'avevo messa a scuola e delle mie compagne mi hanno detto chi è che sa di mio padre. Quindi complimenti a suo padre per il profumo. Comunque sì, può dare questa impressione, può dare questa impressione. Nonostante questo, questa per me è vintage e non vecchia. Ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo visto 7 fragranze. Grazie a tutti per aver visto il video fino a qui. Commentate cosa ne pensate voi per ognuna di queste fragranze. E niente, seguitemi su TikTok, su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!